Salve a tutti e bentornati sul canale. Oggi parleremo di Massimo Taibi, il portiere grandissimo quando giocava nelle piccole squadre, ma un po' meno grande quando giocava nelle grandi squadre. Sigla e poi ne parliamo. Quando si parla di Massimo Taibi, solitamente sono due gli episodi che ci vengono subito in mente. Il primo, il gol realizzato quando lui è il portiere della Regina e realizza il gol contro l'Udinese all'88esimo minuto, poi la sua esultanza sfrenata lì tutto contento. E un secondo episodio che ci viene in mente, un episodio decisamente meno glorioso per il povero Taibi, ossia quando nella partita contro il Southampton, quando lui difende appunto i pali del prestigioso, i prestigiosi pali del Manchester United, ecco, si fa passare sotto le gambe un tiro piuttosto innocuo di Letizia, che è grandissimo calciatore, però in quella circostanza diciamo che non è che abbia fatto il tiro dell'anno, però purtroppo Taibi si fa passare la palla sotto le gambe e questi due sono un po' due episodi a cui leghiamo l'immagine di Massimo Taibi. E questi due episodi in effetti sono un po' due episodi che hanno la capacità di racchiudere quella che è stata la carriera di Massimo Taibi, ossia quella di un portiere, come dicevo nell'intro, capace di fare cose grandiose quando si trovava a difendere i pali delle piccole squadre, ma fare cose un po' meno grandiose quando si trovava a difendere i pali di grandi squadre. Comunque, partiamo dal principio. Massimo Taibi nasce il 18 febbraio 1970 in Sicilia e già a 20 anni gravita nell'orbita Milan. E infatti è il terzo portiere del Milan e con il Milan, pur senza giocare, vince la Supercoppa europea. Qua ti devi mettere. È il terzo portiere del Milan e il Milan si rende conto di avere in casa un vero e proprio talento. Infatti, i dirigenti rossoneri decidono di non tenerlo lì a fare un po' la muffa nella panchina rossonera, ma di mandarlo in prestito al Como in modo tale che il giocatore possa affinare le sue capacità e la sua tecnica. Taibi viene quindi mandato al Como in Serie C1 a fare esperienza e direi che l'esperienza di Taibi è ottima. E infatti, con Ilariani conferma tutte le buone qualità che aveva fatto intravedere quando era il terzo portiere del Milan. E di conseguenza il Milan per l'anno successivo decide di fargli fare il salto di qualità e infatti decide di mandarlo in prestito in Serie B al Piacenza. E com'è l'impatto di Taibi con la Serie B? Eccezionale. Disputa un campionato meraviglioso ed è fondamentale nell'aiutare il Piacenza a risalire dalla Serie B alla Serie A. Quindi nella stagione 92-93 il Piacenza guadagna la Serie A che affronta nella stagione 93-94. Viene quindi confermato il prestito di Taibi al Piacenza e come va l'annata 93-94? Se in Serie C aveva fatto bene, in Serie B aveva fatto benissimo, in Serie A fa altrettanto bene. Non so se si possa dire altrettanto benissimo. Comunque, in soldoni Taibi si dimostra un grandissimo portiere anche in Serie A. Il Piacenza sfortunatamente all'ultima di campionato retrocede perché la Regina, una squadra che poi ritornerà nella storia di Taibi, sconfigge il Milan, un Milan rimaneggiato all'ultima di campionato e quindi condanna il Piacenza alla Serie B. A questo punto però i dirigenti del Piacenza si accorgono che il Milan si sta dirigendo verso altri portieri, non ha tutta questa voglia di rimetterselo in casa, anche perché dopo quei grandi campionati che ha fatto, ecco, il Milan punta forte su Sebastiano Rossi come secondo portiere a Cudicini e trova un po' sprecato avere come terzo portiere uno come Taibi, un giovane che sta dimostrando tutto il suo talento in provincia. Di conseguenza il Piacenza acquista la metà del cartellino di Taibi e se lo porta in Serie B. Come va l'annata in Serie B, la stagione 94-95? Benissimo. Il Piacenza ritorna subito in Serie A e Taibi uno dei migliori. Taibi quindi ritorna ad affrontare la Serie A e nell'annata 95-96, quella del Piacenza tutto italiano 96-97, si conferma come uno dei migliori portieri della Serie A. Nel frattempo, però, il Milan inizia ad avere seri problemi con il portiere. Infatti, Sebastiano Rossi, che fino all'annata 96-97 è stato il portiere titolare inamovibile, inizia ad avere un po' dei passaggi a vuoto anche perché la difesa del Milan inizia a non essere più imperforabile come era stato negli anni precedenti. E infatti, si riapre il dibattito storico su Sebastiano Rossi. Molti, infatti, sostenevano e sostengono tuttora che Rossi non è che sia mai stato questo grandissimo portiere, però con la difesa del Milan che aveva davanti, diciamo che aveva vita piuttosto facile e gli veniva abbastanza facile fare bella figura nonostante non fosse un portiere, diciamo, di livello assoluto. Comunque, nella stagione 96-97 la difesa del Milan inizia a scricchiolare, Rossi commette una serie di errori, una serie di ingenuità e insomma il Milan disputa una stagione piuttosto imbarazzante e per l'anno successivo, la stagione 97-98, la dirigenza decide un po' di ripartire da capo. Infatti nell'annata 96-97 si erano alternati sulla panchina del Milan due allenatori diametralmente opposti, diciamo, soprattutto nel carattere. Prima Tabarez e poi Sacchi. I risultati erano stati pessimi, così nella stagione 97-98 Berlusconi decide di ripartire da Fabio Capello e Fabio Capello decide a sua volta di ripartire da un portiere affidabile, visto che Rossi sembra effettivamente in declino. E su chi punta
punta il Milan? Beh, a questo punto il Milan decide di puntare sul suo vecchio giocatore e quindi Massimo Taibbi, nel pieno della sua maturità calcistica, ha finalmente la possibilità di ritornare al Milan, e non solo la possibilità di ritornare al Milan, ma di farlo con i galloni del titolare. E lo stesso Massimo Taibbi, il giorno della presentazione, quando gli vengono fatte le solite domande di rito, non nasconde tutto il suo orgoglio, ma anche il suo amore e la sua riconoscenza nei confronti del Piacenza. E infatti Massimo Taibbi dice: lo scorso anno avrei potuto andare alla Juve o all'Inter a parametro zero. Mi avevano cercato. Non mi sembrava giusto però che il Piacenza non ci guadagnasse niente. Ha speso 3 miliardi per avermi. Ho grande riconoscenza per Marchetti e i Garilli. Quest'anno mi aiuteranno a fare il salto di qualità. Sono pronto. Dopo 100 partite in Serie A posso dirlo. Fino a 2 anni fa non lo dicevo. Dicono che San Siro fa impressione. A me non cambia nulla. Quest'anno a San Siro ho parato un rigore a Djorkaeff e la respinta di Weah sul palo di Albertini dal dischetto. Nei grandi stadi ho giocato le partite migliori. Quindi Taibbi, diciamo che è bello fiducioso, infatti dice: ma non ho mai giocato in grandi squadre, però a San Siro ho sempre fatto belle figure. Ecco, diciamo che dopo qualche mese di Milan avrà decisamente cambiato idea. Comunque l'avventura di Taibbi, col senno di poi, diciamo che non è che parte proprio nel migliore dei modi. Perché? Perché basta vedere la campagna acquisti che viene fatta quell'anno. E infatti in rossonero arrivano giocatori del calibro di Zighe, Bogard, Cruz, Ba, Kluivert e Andreas Andersson, che, però diciamo, spezziamo una lancia a favore del Milan. A vedere adesso questi nomi, uno dice: oh, ne avessi pigliato uno buono. In realtà in quel momento, nell'estate del 97, sembravano giocatori buoni. Addirittura i tifosi del Milan consideravano Patrick Kluivert il vero crack del mercato, perché dicevano: sì, l'Inter ha preso Ronaldo, ma Ronaldo avrà un sacco di pressione addosso. Noi abbiamo preso Kluivert, che è fortissimo, meno pressione di Ronaldo. Forse Kluivert farà meglio di Ronaldo. Poi ovviamente la storia ci ha raccontato una storia diversa. Però nell'estate del 97 c'era fiducia attorno a quella squadra e soprattutto c'è fiducia nel nuovo portiere. E come gioca Taibbi? Non benissimo. Già nelle prime amichevoli estive inizia a dimostrare qualche incertezza, però insomma fa niente, dai, adesso si deve un attimino acclimatare a San Siro, deve rendersi conto di essere in una grande squadra, diamogli il tempo che gli serve. Ecco, diciamo che il tempo che gli serve gli viene dato, però in campionato non è che faccia impazzire i tifosi del Milan. Diciamo che se c'erano dubbi su Rossi, ecco, diciamo che Taibbi non riesce a dissipare questi dubbi e non sembra meritarsi al 100% il ruolo da titolare. Taibbi infatti alterna ottime parate, a volte ha degli svarioni, ha degli errori abbastanza clamorosi, e diciamo che l'errore che gli costa fondamentalmente il posto da titolare nel Milan arriva il 30 novembre 1997, quando a San Siro il Milan sfida la Juventus. Comunque, cosa succede in questa partita? Succede che il Milan va in vantaggio e quindi tutti contenti, no? Perché comunque siamo a novembre, se il Milan vince quella partita sicuramente può ricevere una grande iniezione di fiducia, insomma sarebbe importante vincere. Peccato che a salire sugli scudi per il Milan, ma non in senso positivo, è Taibbi. Infatti con un'uscita sciagurata, scellerata, insomma un'uscitaccia terribile, combina un pastrocchio e permette a Inzaghi di andare in porta, di segnare praticamente a porta vuota. Infatti l'uscita del povero Taibbi è tutt'altro che impeccabile, usiamo diciamo questo eufemismo, e quindi Inzaghi non aspettava altro, segna, la partita finisce 1-1, però ovviamente Taibbi già veniva guardato un po' storto da parte dei tifosi, inizia aprirsi il fuoco incrociato sul povero Massimo Taibbi. Comunque Capello riesce a mantenere l'autocontrollo e gli concede altre 5 partite per dimostrare il suo valore. In queste 5 partite, grandi parate, alcune incertezze, resta il fatto che dalla 17esima partita di campionato Taibbi perde il posto di titolare nel Milan e quel posto non lo riottiene più. La stagione quindi finisce in maniera piuttosto ingloriosa per il portiere siciliano ed è lo stesso Taibbi a raccontare la sua esperienza in rossonero. Il Milan di quell'anno era uno squadrone che però arrivava da un momento difficile e quella stagione aveva effettuato molti nuovi acquisti. Ricordo quando agli allenamenti ho incrociato gente come Savicevic, Boban, Weah e Maldini, tutti dei fenomeni, ma avevamo bisogno di tempo e a volte ad alti livelli non si ha abbastanza pazienza. In più quell'anno tutto andò storto, fu una di quelle stagioni maledette. Finisce quindi la tormentata stagione rossonero e il povero Taibbi per la stagione 98-99 viene mandato in prestito al Venezia. Ora viene mandato in prestito, ma è praticamente una bocciatura su tutta la linea, soprattutto considerando che la seconda parte del campionato precedente era passata tutta in panchina a favore di Sebastiano Rossi. Comunque, quando torna in provincia, nel Venezia, Taibbi ovviamente risorge. Grandissima stagione, inizialmente va tutto male, ma poi, come abbiamo visto nel video su Recoba, quando arriva Recoba tutto cambia. Ovviamente in quell'anno tutti si ricordano di Recoba, si ricordano di Maniero, non va sottovalutato assolutamente l'apporto che il buon Taibbi dà alla causa del Venezia, perché quell'anno Taibbi fa veramente cose straordinarie. A questo punto però il Milan si trova un po' in difficoltà. Perché? Perché Sebastiano Rossi
oramai in totale declino, però nel Milan nel frattempo è esploso Cristian Abbiati, un giocatore giovane che praticamente è stato fondamentale per la vittoria dello scudetto rossonero, un portiere che poi in realtà col passare degli anni deluderà un po', nel senso che sembrava poter fare molto di più, invece si dimostrerà un buon portiere, ma non toccherà più i livelli toccati in quella parte di stagione 98-99. Comunque il Milan ha in mano Taibi, dice: che ci facciamo con Taibi? Lo faccio tornare come secondo? Lo rimando in prestito? Ma non lo so. A un certo punto però tutti i problemi del Milan vengono risolti dal Manchester United. Sì, perché a un certo punto arriva Alex Ferguson che bussa alla porta di Berlusconi e dice: scusate, voi avete questo portiere che a noi interesserebbe, ce lo vendete? E loro dicono: come no, certo, prendetevi Taibi, ve lo vendiamo volentieri. Tra l'altro Capello racconta di essere stato anche chiamato da Alex Ferguson, che gli ha chiesto: allora secondo te questo portiere, dopo quello che è successo a Milano, può gestire la pressione dell'Old Trafford? E lui ha risposto: assolutamente sì, quella è stata solo una stagione sfortunata. E quindi a questo punto, in maniera assolutamente imprevedibile, imprevista, Taibi arriva nello spogliatoio del Manchester United. Benissimo, e questo è quello che racconta Taibi. Arrivai qualche giorno prima della fine del mercato e per motivi burocratici non riuscì a far arrivare il fax del trasferimento in tempo in Inghilterra. Da noi era festa, gli uffici erano chiusi, ma la Lega inglese non volle saperne e quindi dovetti rimanere fuori dalla lista UEFA dei giocatori iscritti alla Champions League. Quindi l'inizio non è che sia proprio dei migliori, nel senso che arriva tardi questo transfer e di conseguenza Taibi non può essere impiegato in Coppa Campioni. Però l'anno prima giocavi nel Venezia, adesso sei titolare del Manchester in campionato, insomma va bene, insomma, non ci possiamo lamentare. E com'è l'impatto di Taibi col calcio inglese? Allora, la prima partita lo vede venire eletto uomo del match e quindi uno dice: beh, insomma, perfetto, un inizio meraviglioso. In realtà il primo incontro viene giocato contro il Liverpool, si parte subito fortissimo, un classico. Il Manchester vince 3-2 con un paio di parate nel secondo tempo fondamentali, strepitose, soprattutto una da parte di Massimo Taibi. Però sul primo gol del Liverpool, ecco, diciamo che Taibi tira fuori un suo grande classico, cioè l'uscita un po' a casaccio. Infatti in occasione del primo gol diciamo che Taibi ha gran parte della responsabilità di quanto accaduto, insomma la colpa è tutta di Taibi, per farla breve. Ecco, Taibi piace, sta simpatico, lo ritengo un ottimo portiere, ma in quel caso la colpa è assolutamente tutta sua. Comunque Taibi viene eletto uomo del match, tutti entusiasti, bravo Taibi, siamo contenti, vai, sei forte, grande, abbiamo trovato il portiere che potrà sostituire Schmeichel, più o meno, diciamo, ecco. Comunque alla fine bene o male sono tutti soddisfatti. Taibi viene confermato anche per la seconda partita contro il Wimbledon all'Old Trafford e lì la partita finisce 1-1, quindi un po' in sofferenza, comunque si porta a casa un punto, ma Taibi per la seconda partita consecutiva non riesce a tenere inviolata la porta del Manchester. Però alla fine, insomma, non è che può fare tutto Taibi, non è tutta colpa sua. I problemi veri per Taibi e soprattutto l'errore che segnerà indelebilmente la sua avventura in Inghilterra, ecco, i problemi veri, dicevo, arrivano alla terza di campionato, quando il Manchester United affronta il Southampton di Matt Letizia. La partita finisce 3-3. Il problema è che sul 2-1 per il Manchester United, Letizia, come raccontavo prima, tira da lontano un tiraccio. Letizia di solito faceva dei tiri fantastici da fuori area, in quel caso un tiro veramente inguardabile, ma ancora più inguardabile ed osceno è l'intervento del povero Taibi, che si accartoccia sulla palla per bloccarla, ma la palla gli sfugge di mano, gli passa sotto le gambe e rotola in porta. Benissimo. La partita finisce 3-3 e ovviamente sul banco degli imputati ci finisce Taibi, che al termine della prima partita era considerato il man of the match, quasi il miglior acquisto estivo del Manchester. Dopo il terzo incontro viene considerato da tutti un incapace totale e quindi ovviamente questi sono i problemi della critica feroce in Inghilterra. Ad ogni modo, in tutta questa tempesta contro il portierone del Manchester, chi pare prendere la cosa con maggiore filosofia sono proprio il portiere e l'allenatore del Manchester. E infatti Taibi racconta: Ferguson non aveva nessun problema, mi ha abbracciato e mi ha detto di non preoccuparmi, che sono cose che succedono. Anche per me non era un errore clamoroso, almeno non così clamoroso da segnarmi a vita. È una cosa che succede ai portieri, il pallone ti passa sotto le gambe, è ridicolo, ma succede spesso. Non ero il primo, non sarei stato l'ultimo. È un incidente di percorso, non un errore. Quindi Taibi dice: insomma ragazzi, un errore ci può stare. E sempre a proposito della sua esperienza al Manchester United, Taibi racconta del modo meraviglioso in cui è stato accolto dagli altri compagni ben più famosi di lui. E infatti Taibi dice: la mia è stata un'esperienza breve ma intensa e ho anche incontrato un amico inaspettato. Roy Keane infatti è una persona straordinaria, piena di carisma, guidava davvero la squadra. Certo, quando si arrabbiava poteva dare fastidio, ma almeno si assicurava che lo rispettassero. Ma tutto lo spogliatoio era pieno di leader, come Giggs, Beckham e ovviamente Keane. Si sono tutti presi cura di me.
e chi nel suo libro ha parlato bene di me, nonostante io sia stato lì solo 6 mesi. Mi ha conosciuto bene nello spogliatoio. Roy non è assolutamente un cattivo ragazzo. Era il primo che ti aiutava ad ambientarti. Ad ogni modo, poco male, l'errore c'è stato e non si può cancellare. Comunque il portiere è tranquillo, l'allenatore è tranquillo. L'inizio del Manchester di campionato non è stato dei migliori, però si è appena iniziato e si può sicuramente far di meglio. E quale modo migliore di riscattarsi se non affrontando una big come il Chelsea e poter dare un colpo di spugna all'inizio traballante del campionato e poter partire col piede giusto? Infatti occasione migliore non c'è. Quindi il Manchester si prepara ad affrontare il Chelsea e scende in campo deciso, volendo appunto riniziare alla grande la sua Premier League. Come finisce l'incontro? 5-0 per il Chelsea. E vabbè, 5-0 per il Chelsea. E quindi diciamo che tutti i propositi del Manchester e di Taibbi iniziano un pochino a scricchiolare. Ovviamente tutti se la prendono con Taibbi, anche perché va detto che magari non è tutta colpa sua, però in 4 partite si è preso 5 gol col Chelsea, un gol contro il Wimbledon e siamo a 6, 3 gol contro il Southampton e andiamo a 9, 2 gol contro il Liverpool, 11 gol in 4 partite sono un po' tantine. Per un portiere di una squadra di blasone come il Manchester United, pigliarti 11 gol in 4 partite è un po' troppo. E infatti Ferguson, per carità, non se la sarà presa con Taibbi, ma lo mette in panchina e lo lascia lì. Perfetto. I problemi per Taibbi però non finiscono, perché non solo Taibbi non torna più a giocare titolare nel Manchester, ma addirittura a dicembre deve proprio lasciare la squadra e tornare in Italia per problemi personali. Inizialmente non si capisce bene quali siano i problemi, anni dopo Taibbi racconterà che i problemi erano proprio problemi familiari con quella che poi diventerà la sua ex moglie. Era un periodo di crisi e lui aveva deciso di tornare in Italia per provare a sistemare le cose, poi le cose non le ha sistemate e quindi poverino perde sia la moglie che il posto nel Manchester, anche se il Manchester l'aveva già perso. Però lo stesso Taibbi racconta che quando lui aveva comunicato la sua intenzione di tornare in Italia, Ferguson e i suoi compagni gli avevano detto di pensarci bene, perché loro avevano comunque piacere che lui rimanesse nella squadra. E infatti il portierone racconta: lasciare lo United è stata una mia scelta al 100%, avevo un contratto di 4 anni. Mi ricordo che Teddy Sheringham, che sapeva che avevo grossi problemi in famiglia, mi ha chiesto di rimanere. Anche Alex Ferguson mi ha pregato di aspettare, di tornare in Italia per 2 settimane, risolvere i problemi e tornare a Manchester. La squadra doveva andare in Brasile per il mondiale per club e mi disse: non serve che tu venga con noi, resta a casa e prenditi il tempo di risolvere i problemi. Ci vediamo quando torniamo. Ma in quel momento i miei problemi erano troppo grandi e ho deciso di andarmene. Ed è stato un errore, perché Ferguson e i compagni hanno provato ad aiutarmi. In Italia un tipo di considerazione dal punto di vista umano come quello mostrato da Sir Alex non esiste, ma io sono stato troppo impulsivo. Mi sono reso conto solo dopo che non avrei comunque risolto i miei problemi. Se fossi andato in Inghilterra sarebbe andata alla stessa maniera, ma era troppo tardi ed è l'unico rimpianto che ho nel calcio. Quindi alla fine Taibbi decide di tornare in Italia, si accasa alla regina, però lui ci tiene a sottolineare che nel momento in cui lui se n'è andato alla regina, le cose a Manchester erano a posto fondamentalmente. Gli era passato tanto tempo dall'errore clamoroso commesso sul tiro di Letizier e quindi lui piano piano stava rientrando nei progetti del club. E infatti lo stesso Taibbi racconta: è facile fare l'associazione tra quella papera e il mio ritorno alla regina. La realtà dei fatti è che tra il mio ritorno alla regina e quella papera passarono molti mesi. Io ero perfettamente integrato nella squadra e iniziavo ad avere anche la possibilità di ritornare a essere titolare. L'unico motivo per cui io me ne tornai a casa furono problemi familiari. Ad ogni modo sarà vero quello che dice Massimo Taibbi circa il fatto che stava per guadagnare il posto da titolare, ma resta il fatto che i tabloid inglesi non è che la pensino proprio così. Infatti il Times, poco dopo che Taibbi ha dato l'addio al Manchester e è tornato in Italia, fa uscire una classifica sui peggiori portieri nella storia della Premier League e Taibbi si guadagna la prima posizione, venendo soprannominato il cieco di Venezia, anche se poi lui in realtà non era veneziano, però probabilmente lì in maniera un po' superficiale ha detto: questo viene dal Venezia, chiamiamolo il cieco di Venezia. Comunque resta il fatto che Taibbi anche in questo caso la prende con filosofia e non ne fa un dramma. E infatti il buon Massimo dice: queste classifiche escono 2 o 3 volte l'anno sui giornali inglesi e vengono riprese e riportate anche in Italia. In realtà io non le trovo molto interessanti. In Premier League sono stato solo 6 mesi. Per me è stata solo una parentesi. Quindi Taibbi, tra virgolette, se ne fa una ragione, non si dà tanta pena per quello che scrivono i giornali. Probabilmente gli avrà dato un po' più fastidio quando anni dopo è stato intervistato anche Alex Ferguson, gli è stato chiesto di Taibbi e lui ha risposto: buon portiere ma non era pronto per la Premier League. Ecco, in quel caso diciamo che Ferguson sostanzialmente lo boccia. E Massimo Taibbi, appunto, come dicevamo prima, dopo la parentesi infausta anche al Manchester United, torna in Italia nella regina, dove fa grandissime cose, rimane 1 anno e mezzo. Il primo anno ottiene la salvezza con gli Amaranti,
tanto, segnando tra l'altro quel gol incredibile contro l'Udinese, che per lui è stato il massimo della vita, è stato uno dei momenti più emozionanti di tutta la sua carriera. Infatti Taibi, sempre a proposito di quel gol, racconta: indimenticabile quel reggino udinese, io ci avevo provato anche qualche domenica prima, giocammo contro il Verona nel neutro di Catania, sempre nei minuti finali salì su un corner e mi marcarono in 2-3, lasciando libero Stovini che fece gol. Lui stesso mi disse che aveva segnato grazie a me. Da allora in allenamento provavo sempre questa soluzione. Il mio collega Belardi mi diceva che prima o poi avrei fatto gol. Io comunque lo facevo più che altro per andare a fare confusione, sorprendere gli avversari e attirarmi qualche marcatura. Invece quella domenica feci gol. Quindi poi dopo un anno e mezzo passato alla Regina, Taibi si sposterà ancora in piccole realtà, andrà qualche anno all'Atalanta, Atalanta che in quegli anni era comunque una squadra ancora di classifica medio-bassa, non era l'Atalanta che poi andrà a giocare in Champions League, insomma. Comunque Taibi in queste piccole realtà riesce a dare sempre il massimo, ottiene sempre ottimi risultati, papere pochissime, grandissime giocate, tantissime. E quindi, come si diceva all'inizio del video, diciamo che in maniera un po' superficiale la carriera di Taibi si può racchiudere in questi due episodi: la papera di Manchester e il gol segnato con la Regina. Appunto questi due episodi che sottolineano un po' come Taibi effettivamente sia sempre stato un portiere fenomenale, fortissimo, meraviglioso nelle squadre piccole, ma un po', se vogliamo, incostante, mai all'altezza di una grandissima squadra. È brutto da dire, però forse questa è proprio la differenza fra un buon portiere, un ottimo portiere come poteva essere Taibi, è un grandissimo portiere, un portiere come viene definito oggi, un top player del ruolo, portieri che magari per 90 minuti erano inoperosi, però poi quando c'era da fare la parata seria la facevano e lì si vedeva la differenza, mentre Taibi purtroppo faceva magari grandi parate ma poi aveva dei cali di concentrazione spaventosi che costavano punti e vittorie alla propria squadra. Ad ogni modo Taibi rimane uno dei portieri al quale io rimango più affezionato, grandissimi ricordi, secondo me il miglior portiere di provincia che ci sia stato, e quindi però probabilmente la sua dimensione era proprio la provincia. Quindi questa era la storia di Massimo Taibi. Io vi ringrazio davvero per l'attenzione. Se vi va di iscrivervi al canale, mettere mi piace al video, ovviamente cosa graditissima. Vi ringrazio anche per le mail, per i suggerimenti che mi mandate sulla mail. Io per il momento vi ringrazio per l'attenzione. Noi ci vediamo alla prossima storia romantica. Ciao!